Comunque dovete lasciare like solamente per il cappello nuovo, che l'ho pagato 3 euro. Cioè, te dico, fermate. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale con questo nuovo video incredibilmente non su FIFA, perché ultimamente sì, stava uscendo solamente FIFA sul canale e questa cosa era un po' inquietante. Ci ho pensato perché comunque io vi penso, voi mi pensate, un pensarsi comunque reciproco, e quindi partiamo col video. Oggi, signori, vi porto un video sull'Alien, perché in tantissimi sapete che sono stato all'Alien sabato scorso, quindi questo weekend, il 26 più precisamente, e in tanti mi state chiedendo com'è andata, se mi sono divertito, cosa abbiamo fatto e cose del genere. Quindi ho deciso di farvi un video in cui vi racconto un po' cosa è successo in modo che la finiamo qui. We keep this love in a photograph. Tanto per cominciare, ovviamente vorrei ringraziare coloro che mi hanno invitato, e quindi ringrazio direttamente l'Alien per questo invito, perché comunque sia è giusto ringraziare come ho già fatto in privato e come sto facendo in pubblico. E poi volevo dirvi, per chi non fosse informato su tutto quanto, chi eravamo. Allora, gli ospiti ovviamente non eravamo solo me. Perché voi direte grazie al cazzo, cioè se non era plurale era singolare. Infatti, oltre a me c'era innanzitutto Alberico, che era l'ospite speciale, diciamo l'ospite d'onore. Poi sarebbe dovuto esserci Cappalicious, che però ha avuto dei problemi, diciamo, personali e quindi non è potuto esserci, così come The Apologize. C'erano invece Francesca Faccini, Alessia Bisceglia, lo scemo di Bucci, Camilla Brutti, che tra l'altro voi conoscete come Bruttina, quindi non serviva davvero nome e cognome, però vabbè. David Rubino e per finire il bomberissimo Luigi Hernani Frezza. Poi c'era anche altra gente, che non è quella che ballava, voi direte grazie, la discoteca. No, 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 no. Sto parlando ovviamente del mio cuginetto, che c'è sempre comunque, e Lollo Giampaolo, che per chi non lo conoscesse, cazzi vostri, raga, cioè, non è che dovete conoscere tutti, cioè, nella vita. Però io comunque volevo dirvi che è un bravissimo ragazzo che fa video su Facebook, link in descrizione. Stronzate a parte, praticamente noi siamo arrivati, cioè io sono arrivato all'una, perché ovviamente dovevamo stare lì un pochino prima, e mi sono visto direttamente subito con... Direttamente subito, ragazzi, hashtag direttamente subito, nei commenti. Con Lollo Giampaolo, poi dopo sono arrivati gli altri che praticamente non conoscevamo, perché io non conoscevo veramente nessuno. Quindi abbiamo comunque stretto anche amicizia, diciamo, con le altre persone che sono arrivate. Subito, cioè subito nel senso che per voi è subito, noi sono passate 2 ore, è partito l'evento e diciamo che dopo 10 minuti la sobrietà già era andata a farsi fottere. Allora, che c'è da dire di questo evento? Ecco, fortuna avete visto questo, perché c'è uno in cui faccio la lap dance senza nessun motivo. È meglio che non lo vediate quello. Successivamente è arrivato Alberico, che ovviamente doveva farsi desiderare un pochino perché è l'ospite d'onore, quindi il panico appena arrivato lui, ragazzi. Ma il problema è che è stato anche un po' un disagio, perché adesso io ve lo voglio anche dire. A parte le ragazzine che urlavano Alberico, ma urlavano tanto, cioè non è che urlavano il nome suo, facevano tipo... Cioè, cose bruttissime, ma cose proprio bruttissime. Cioè, non sentivo più la musica, per farvi capire. Però vabbè, c'è stato un po' un disagio, perché lui non so come è riuscito a entrare nel backstage. Una volta che è entrato nel backstage, c'erano ovviamente quelli della sicurezza che hanno visto altri youtuber tipo noi e ci hanno scambiato per fan. Quindi hanno deciso di cacciarci dal backstage.
e ovviamente una persona diplomatica come me va lì a cercare di parlare, a capire la motivazione, e quello pia e te spigne in mezzo alla folla di dodicenni. Sì, potrebbe essere un po' un epilogo triste. Infatti non è stato l'epilogo, perché questo fortunatamente è successo alle 4, quindi c'era ancora tempo per andare avanti. Tant'è vero che successivamente abbiamo fatto anche alcune attività, tra cui un video, io e Francesca Faccini, che è una pazza lei, ragazzi. Abbiamo fatto un video, vi lascio il canale qui sotto in descrizione, dei ragazzi che pubblicheranno questo video in questi giorni o che l'hanno già pubblicato, perché io comunque non so quando uscirà questo, e quindi penso, ma non sono sicuro, se riesco comunque la prossima settimana ve lo carico anche io sul canale, perché comunque penso sia uscita una cosa abbastanza divertente. Non vi spoilerò che video è, però comunque un video assieme a Francesca, quindi vedetevelo perché vi voglio bene. No, aspetta, era vedetevelo perché me volete bene. Cioè, il fatto che io voglio bene non implica che loro debbano vedere il video. Vabbè, voi vedetevelo comunque. Detto questo, dopo insomma il video che abbiamo fatto di attività vere e proprie, almeno a livello personale non ne ho più fatte, nel senso che sì, sono stato lì con amici, siamo stati al tavolo con Alberico. A proposito, è una persona che io non conoscevo, ma che mi è parsa in quelle poche ore in cui ho avuto comunque il piacere di conoscerlo una bravissima persona, disponibilissimo, al contrario di quello che poi si dice in giro. Ma adesso, ripeto, l'ho conosciuto 2 ore, quindi non posso giudicare, ma tanto non penso che a lui serva il mio giudizio. Ma al di là di questo, diciamo che è finita così. Poi ci siamo fatti, tra virgolette, i cazzi nostri, e c'è chi è andato via, c'è chi è restato, e poi ragazzi stanno in discoteca, quindi non serve che aggiungo cosa sia successo dopo di poco sobrio. Però ovviamente io, diciamo che per questo video sono giunto al termine, ho le luci della Madonna in faccia, e così è peggio di prima. Però voi non fateci caso, volevo dirvi che se siete stati all'Alien lasciate like, se non siete stati all'Alien e volevate esserci lasciate like, se non volevate esserci e non state guardando questo video è un po' complicato, ma lasciate like. Se siete qui per caso, lasciate like e iscrivetevi al mio canale. Prima di salutarvi, ovviamente, non posso che farvi vedere cosa è successo la sera, quando il disagio era molto. Io e Lollo Giampaolo siamo andati un po' in giro per la città, abbiamo cenato insieme al Burger King, e poi una persona dopo cena comunque ha dei bisogni fisiologici. Ve lascio alla clip. Ah, raga, sta tipo facendo qualcosa di... Se stava a pisciare addosso, non sapeva dove pisciare, cioè, guardate dove siamo. A caso proprio. Ma fa video? Sì. Bravo! Direi che dopo questa può bastare veramente. E quindi, signori, io vi rimando ai prossimi video. Venerdì uscirà la carriera, perché in questo momento io ho un commento di Simone Apolloni sotto al video di The Journey, che se non avete visto dovete andarlo a vedere. In questo momento mi ha arrivato un commento proprio: Fede, ma la carriera quando ce la porti? E venerdì esce la carriera. Questa settimana volevo cercare di riportarvi anche video un po' più diversi, certo, mazza come ti esprimi bene, Fede. Da FIFA, anche perché era un bel po' che sul canale girava solamente FIFA. Anzi, adesso mi prendo un po' i video che sono usciti ultimamente, in modo che ci facciamo un punto della situazione, vediamo un po' di dirvi proprio a voi quando e come ci sarà la gestione del canale. Allora, ultimamente, cioè prima di questo video, sono usciti 3 video di fila su FIFA, 2 episodi della carriera la settimana scorsa e The Journey l'altro ieri. Oggi sta uscendo questo video, venerdì uscirà la carriera, domenica ragazzi non mancate, perché non uscirà The Journey ma uscirà il video speciale per il derby, l'abbiamo registrato domenica scorsa, quindi il giorno dopo l'Alien, a Battistini. In questo video ho parlato solamente dell'Alien, perché poi uscirà quello speciale in cui se siamo tagliati malissimo, e lo vedrete, è stato un video molto divertente. Non vi voglio spoilerare nulla, però è un video sul derby, quindi è facilmente capibile che abbiamo giocato a freccette. Per il resto, la prossima settimana dovrei riuscire a farvi uscire anche il video con Francesca. Se no, se per motivi di diritti, di privacy, eccetera, non se può, ne famo un altro alle brutte. E niente ragazzi, non mi dilungo ulteriormente perché vi ho già scassato il deretano proprio tutto improvvisato, perché sta morendo la luce, non lo so. Comunque ragazzi, buona serata a tutti. No, perché solamente da me sono le 10, questo esce alle 14. Buona vita, un bacione, bella raga. You can keep me inside.